Alla quinta declinazione appartiene fides, genitivo fidei, che fa parte della stessa famiglia del sostantivo neutro della terza declinazione, fedus federis, patto. Esso esprime un valore chiave della civiltà romana al pari della pietas. Non a caso la troviamo spesso rappresentata sulle monete, sia nel verso che nel recto, come in questo caso abbiamo di fronte una moneta del primo secolo d.C., più precisamente un denario. Nel recto troviamo raffigurata al centro la cosiddetta dextrarum junctio, la stretta di mano, a significare la concordia raggiunta tra l'imperatore e gli eserciti. Fides, exercitum, degli eserciti. Presumibilmente questi eserciti erano le legioni dislocate nelle varie aree dell'impero. Il sostegno dell'esercito era fondamentale, esso assicurava la stabilità del potere dell'imperatore. La dextrarum junctio tra le due figure garantiva la stabilità del regime e la pax civile era in sostanza il simbolo della fides, cioè del reciproco rispetto delle regole civiche, del diritto e della giustizia. Lo stesso concetto è ribadito nel verso. Qui la fides è quella dei pretorianorum, dei pretoriani, vale a dire del corpo militare a disposizione degli imperatori romani. La fides era anche una divinità, come si può vedere nel verso di questo denario del secondo d.C., dell'età dell'imperatore Adriano. La fides era personificata come una divinità. Leggiamo infatti fides publica. Essa era venerata in un tempio collocato sul Campidoglio. Il tempio era anche la sede dell'archivio del Senato. Qui, infatti, si custodivano i documenti diplomatici e i trattati stipulati con gli altri popoli. Ma che cos'è propriamente la fides e quali significati assume? La fides è il principio che sta alla base delle relazioni interpersonali e ne garantisce il corretto funzionamento. Non a caso, l'uomo politico, l'oratore, il letterato, Cicerone, nel De Officiis la definisce in questo modo: fundamentum autem est justitiae fides, id est dictorum, conventorumque, constantia et veritas. La fides, la lealtà, è la base, fundamentum, il fondamento della giustizia, cioè costanza et veritas, la solidità e l'autenticità delle parole, cioè delle promesse fatte oralmente, e degli accordi. In sostanza, la lealtà, la fides, è la scrupolosa e sincera osservanza delle promesse e dei patti. Non a caso l'immagine della dextrarum junctio, l'unione delle destre, delle mani, compare molto spesso non solo nelle monete, ma anche nei bassorilievi, nelle epigrafi funerarie o nelle statue che rappresentano una coppia di sposi, come questa. Vediamo al centro i due sposi che, raffigurati nell'atto di stringersi le destre, in presenza di due testimoni. Quella al centro è la cosiddetta pronuba, la matrona che presso gli antichi romani assisteva la sposa nella cerimonia nuziale.